Vincenzo De Luca a tutto campo quando viene nel Vallo di Diano, forse per i suoi trascorsi a Sala, forse per il monocolore che lo accoglie tra i sindaci, forse per le scadenze elettorali vicine, il governatore si sente a casa sua. E così è stato anche sabato quando, dopo un pranzo con gli esponenti politici del territorio, De Luca si è presentato all'inaugurazione del nuovo asilo nido di Padula, finanziato proprio dalla Regione Campania con circa 200.000 euro e lodato dal sindaco Paolo Imparato come un'opportunità per dare il via a percorsi educativi di qualità sin dalla più tenera infanzia. Nel corso del suo intervento, prima del taglio del nastro, il presidente è intervenuto sulle principali tematiche al centro del dibattito nel Diano. Sull'ospedale di Polla in particolare ha rivendicato il ruolo di centro di riferimento assunto dal presidio su ictus e infarto, tacitando le polemiche sempre attuali sulle carenze, con l'annuncio di una nuova tacca ad ottobre e dell'acquisto di un mammografo di ultimissima generazione. Sulle potenzialità di sviluppo, De Luca ha parlato della necessità di puntare sulle bellezze del territorio, mostrandosi interessato al rilancio del Cervati e alla riapertura dell'ingresso principale delle grotte di Pertosa. Ha poi prestato attenzione a Sala Consilina perché, ha detto, si confermi centro commerciale di riferimento e, in risposta alle sollecitazioni del territorio, ha aperto alla possibilità di un polo fieristico nel Diano. Buone notizie anche per la Sicignano Lago Negro. Nei pensieri del governatore, molto attivo in tema di tratte ferrate del passato, la riapertura è possibile a fini turistici, magari con treno storico. Il presidente non ha potuto poi non toccare il tema dello scippo di carcere e tribunale a Sala Consilina, definendo le decisioni stupide del precedente governo, promettendo impegno, ma anche facendo rilevare, soprattutto per quanto riguarda il tribunale, che non sarà facile far tornare ciò che si è perduto. Ultima stoccata poi al progetto del Comune Unico Vallo di Diano, da tempo dibattuto e fermo in regione. Il governatore lo ha definito una perdita di tempo, riponendo la sua fiducia nei comuni sovrani. E, cosa strana, i sindaci che pure hanno approvato le delibere per indire il referendum lo hanno applaudito.